Buongiorno, leggiamo questa mattina insieme dal libro di Isaia, capitolo 49, versetto 8. Così parla il Signore: nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò. E ancora Evangelo di Luca, capitolo 18, versetto 16. Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. Compleanno. Un fatto realmente accaduto. Siamo in Russia, negli anni 70, e la piccola Liuba compie 5 anni. Suo padre è in carcere a causa della sua fede cristiana e la madre si chiede come potrebbe, in un giorno così particolare, dare un po' di gioia ai figli per alleviare la tristezza della mancanza del padre. Non ha grandi cose per la cena, solo delle patate e del lardo. Ma hanno ricevuto una lettera dal loro papà. Prima della cena ringraziano il Signore e anche la piccola Liuba aggiunge la sua preghiera. Signore Gesù, veglia sul nostro papà perché possa tornare a casa in buona salute. Benedice anche la mamma. Quando papà era con noi ci portava sempre del cioccolato per il compleanno. Se a te piace, daccene anche oggi. Amen. I fratelli maggiori deridono un po' la sorellina per quella richiesta. Ma la mamma li fa stare tranquilli. A un tratto si sente bussare alla porta. Chi può essere a quell'ora? È un amico che con una certa esitazione dice che si è sentito spinto a comprare una tavoletta di cioccolato e portarla a loro, senza sapere il perché. Bravo! Grida Liuba. Dio ha esaudito la mia preghiera. Grazie, Signore Gesù. L'amico resta stupefatto, non comprendendo il perché di quelle parole. 2 settimane dopo, il padre legge ai suoi compagni di detenzione il contenuto della lettera della moglie che gli racconta il compleanno di Liuba. Questo confortante messaggio infonde in loro delle ragioni di speranza e dimostra la potenza di Dio che veglia su quelli che mettono in Lui la loro fiducia. Che il Signore ci benedica. Signore ci benedica.